Hanno fatto molto clamore le parole di Flavio Briatore, il quale, dopo aver riaperto il Twiga, distrutto dal maltempo, ha affermato che ci sia una parte d'Italia che è contro le aziende e a favore del reddito di cittadinanza e dell'elemosina. Una dura replica è arrivata anche dal cremonese attraverso un post su Facebook del sindaco di Gerre de Caprioli, Michel Marchi. Quando sento determinati atteggiamenti da parte di chi dà la vita a sostanzialmente tutto, ma anche a per merito, per esserselo guadagnato, ci mancherebbe altro, e parla sempre con questo discredito nei confronti della stragrande maggioranza della popolazione italiana che invece ha ben altri problemi rispetto a questi, non riesco a stare zitto. Io credo che bisogna tutti fare un passo, non indietro, un passo di lato per affiancarci a chi come noi è italiano, come noi vive tutti i giorni, lavora, ha i problemi familiari e credo che il problema non sia avere o non avere rispetto delle aziende che lavorano, ma credo che prima di tutto il rispetto venga tra le persone. Non può una persona con infinite possibilità economiche discreditare sempre le persone semplicemente perché provengono da un ceto sociale diverso o hanno una vita diversa. Questo non va bene soprattutto alla luce di quello che stiamo vivendo, cioè la campagna elettorale che stiamo vivendo in questo periodo, che pone anche al centro di queste tematiche la questione pregnante della flat tax, che sta dicendo proprio quello che dice Briatore, che siamo tutti uguali davanti al fisco. No, questo non è vero, non siamo tutti uguali davanti al fisco, e questo deve rimanerci ben impresso nella testa.